Torino, 9 marzo 2020. È arrivata, senza avvisaglie o premonizioni. Forse con avvisaglie e premonizioni oscure, silenziose. Forse come fanno tutte le guerre, non saprei. Ma ora è qui. Lenta ha travolto tutti. La nostra guerra mondiale. L'essere umano è un esercito. L'altro, il nemico, è invisibile, interiore, annidato in un altro essere umano. Gli uomini, nemici l'uno dell'altro. Sino ad oggi la mia generazione aveva visto al massimo, e non è poco, il 45% della popolazione mondiale afflitto da una guerra. Questa è la mia guerra mondiale. Non poteva che essere in questo modo. Dentro e fuori. Guerra totale. Non confini, ideologie, razze, religioni, etnie, solo noi stessi, e il male dentro e fuori. Solo l'angolo da lei stabilito, un prima e un dopo, per chi potrà vederlo. Il riparo è un posto impervio, una piccola casa, la lontananza, la solitudine, l'umiltà della nostra fragilità, la gratitudine dei giorni, di ogni giorno. La solidarietà ritrovata, ma per quanto tempo, con chi soffre perché soffriamo. La paura di chi ha paura perché abbiamo paura. La gracilità di chi sente di non farcela perché siamo indifesi. Le colline spezzate nell'istante che cambia tutto, che sia amore o dolore. Il paesaggio è un altro. Il passato, il presente, il futuro, terre ancor più sconosciute e temibili. Ecco, questa guerra è uno specchio.